Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Siamo tornati su FIFA 15, però questo sarà un video un po' diverso perché in tantissimi mi avete chiesto: Mike, ma è ancora possibile acquistare crediti su Ultimate Team dopo il price range? Ovviamente è ancora possibile e quindi ho deciso di fare questo video perché magari può essere d'aiuto a qualcuno e soprattutto perché ve l'avete chiesto veramente in troppi. E quindi ragazzi, adesso vi farò vedere ben tre metodi differenti per acquistare i crediti dopo il price range su FIFA Ultimate Team. Quindi mi raccomando, seguite bene ogni step su ogni metodo. Iniziamo. Il primo metodo che vi farò vedere è il metodo dell'account. È sicuramente il metodo più sicuro e il più veloce e consiste nell'acquistare un nuovo account da zero con il totale di crediti che acquisterete. Per esempio, se acquistate un account con 5 milioni di crediti, sarà un account vergine ma con 5 milioni. Ora, magari qualcuno mi dirà: Mike, però io ho già la mia squadra, ho già il mio team nel mio account e vorrei continuare con quella. Sì, è vero ragazzi, però chi veramente ha tratto vantaggio dal price range? Semplicemente quelli che avevano già tantissimi crediti e hanno l'opportunità attualmente di acquistare praticamente tutti i giocatori. Quindi se iniziate con, faccio un esempio, con un account da 5 milioni, con 5 milioni avete veramente l'opportunità di comprare chiunque e facilmente credo che riuscirete a riacquistare i giocatori che avevate nella vostra vecchia squadra. Anzi, comunque questo è il metodo dell'account. Dovrete andare su fifacoin.com, tra l'altro trovate il link in descrizione, e una volta arrivati sul sito questi sono i tre metodi di acquisto. Noi abbiamo deciso di fare per primo il FIFA 15 account. Scegliete la console per cui volete un account, io farò PlayStation 4 perché registro con quella, e poi ragazzi, una volta selezionata, scegliete la valuta con cui volete pagare. Quindi 2000k vuol dire 2 milioni, ok ragazzi? Scegliete un po' quanti crediti volete e andate a Order Now. Una volta cliccato su Order Now vi chiederà un'email. Ragazzi, fornite un'email che leggete, quindi un'email 100% sicura, perché lì vi verranno forniti i dati del nuovo account. Quindi scrivete la mail, confermatela e una volta fatto scegliete il metodo di pagamento con cui volete pagare. Quindi c'è veramente PayPal, quello che volete. Una volta terminato inserite il codice coupon, il codice Mike, avete il 5% di sconto. Dai, a parte gli scherzi, una volta fatto tutto effettuate il checkout. Una volta effettuato il pagamento, nel giro di 30 minuti vi arriverà un'email sull'indirizzo che avete scritto con tutti i dati del nuovo account che dovrete inserire appunto nella console per iniziare a giocare. Per il resto ragazzi, se non vi arriva subito, controllate nella casella spam perché magari è finita lì. Ora seguite questi passaggi. L'account mail vale sia come PlayStation Network che come Origin, quindi andate sulla pagina della web app e fate il login. All'indirizzo email inserite appunto l'account mail che vi ha dato il sito e come password mettete la password della web app. Molto semplice ragazzi, seguite questi procedimenti. Una volta fatto il login vi chiederà il codice di sicurezza e per ricavarlo ragazzi abbiamo bisogno di andare alla mail che ci ha dato FIFA Coin, che è sempre quella dell'account, e la password dell'email è l'ultima, c'è scritto password email. Quindi andate lì, vi sarà arrivata questa email da parte di Origin con il codice, lo copiate e lo incollate. Ragazzi, è una cavolata, veramente è più facile farlo che dirlo. Fin qui tutto bene, finché non vi chiederà appunto la domanda di sicurezza, la risposta ce l'abbiamo già, copiate, incollate e avete fatto. Una volta fatto tutti questi passaggi siamo pronti per passare alla console. In ogni caso ragazzi, avremmo potuto farlo anche direttamente dalla PlayStation, però ve l'ho fatto vedere così. Ovviamente io lo faccio su PS4, ma è la stessa cosa anche per Xbox e PC. Allora ragazzi, la cosa fondamentale è per prima cosa effettuare il logout dal vostro account. Una volta fatto questo non dovete fare altro che inserire un nuovo utente all'interno della console, semplicemente andando su nuovo utente. Quindi dovrete creare un nuovo utente con i dati che vi sono stati inviati via mail. Quindi andate avanti, accettate e come ID e password inserite l'ID e la password che avete trovato all'interno della mail. Una volta inseriti ID e password avete creato il vostro utente, fate non attivare e ok. Questo è il vostro nuovo account. Ora non vi resterà altro che lanciare FIFA 15 e controllare che il nuovo account abbia i crediti che avete acquistato. Una volta entrati all'interno di Ultimate Team vi verrà richiesta la domanda di sicurezza. Trovarla è semplicissimo perché nella vostra mail vi è stato dato anche un account Outlook dove potrete ricavare questa domanda e il codice di sicurezza. Basterà semplicemente appunto loggarsi su Outlook, trovare il codice di sicurezza e inserirlo all'interno di Origin. Ragazzi, è semplicissimo, è più facile farlo che stare qui a dirlo. Basta che seguite tutti questi step e sarà veramente un attimo.
Una volta fatto tutto questo, siete dentro Ultimate Team pronti per giocare e mi raccomando, controllate che il vostro account abbia la quantità di crediti che avete acquistato. Controllato che sia tutto in ordine, l'ultimo step è quello di cambiare la password, che è fondamentale. In ogni caso, ragazzi, se volete tornare al vostro vecchio account, basterà fare cambio utente. Ma a voi interessa cambiare la password, quindi andate a impostazioni, PlayStation Network gestione account, informazioni sull'account. Una volta caricata la pagina, vi basterà semplicemente inventare una nuova password e il gioco sarà fatto. Quindi mi raccomando, ragazzi, cambiate la password, che è fondamentale. E questo era il primo metodo, quello dell'account. Il secondo metodo è quello del comfort buy. È sicuramente il metodo più lungo e che richiede un po' più di attenzione da parte vostra. Quindi, se volete acquistare con questo metodo, seguite passo per passo tutte le indicazioni, perché è veramente importante. E consiste nel fornire i dati del vostro account al sito FIFA Coin, in modo tale che loro riescano ad entrare con il vostro account e acquistarvi tutti i giocatori, in modo tale che facciano loro il lavoro al posto vostro e alla fine di tutti questi scambi vi ridaranno il vostro account con il tot di crediti che avrete acquistato. Vi ripeto, è forse il metodo un po' più lungo per voi, perché dovete fare tutta una serie di passaggi che sono questi. Mi raccomando, ragazzi, seguite bene le indicazioni perché è veramente importante. Andate sul sito fifacoin.com, trovate sempre in descrizione il link, e questa volta scegliete Comfort Buy come metodo di acquisto. Ovviamente scegliete sempre il vostro account di FIFA. Io sceglierò sempre PlayStation 4, scegliete i crediti che volete con la valuta che volete e andate su Order Now. Una volta fatto vi verrà questa schermata. Ragazzi, è importante che voi facciate questi due step, perché dovete togliere l'attivazione automatica al vostro account. Per prima cosa dovete andare sul sito di Origin e togliere la verifica d'accesso, la dovete disattivare. È semplicissimo, basta che andate sul sito di Origin e appunto disattivate questa opzione. Vi faccio vedere come. Andate sul sito Origin e loggate con il vostro account. Una volta fatto, ragazzi, vi basterà andare sul vostro account e andare sulla sezione sicurezza. Ora, assicuratevi che non ci sia attivata la verifica d'accesso. Per esempio, in questo caso è disattivata. Ovviamente, se fosse attivata, dovete mettere disattiva. Il prossimo passo da fare sarà quello di cancellare i dati della vostra carta di credito associati al vostro account. È molto semplice, ragazzi. Basterà loggare sul sito playstationnetwork.com e cancellare i vostri dati associati alle carte di credito. Mi raccomando, ragazzi, questo è un passaggio veramente molto importante, che comunque state concedendo il vostro account a un altro sito. Quindi andate su account e verificate che non ci sia scritto niente su questa pagina. Se in caso ci fosse scritto qualcosa, dovete fare in basso delete o cancella, in modo tale da cancellare tutti i dati della vostra carta di credito. Terminati questi passaggi, tornate sul sito fifacoin.com e cliccate il tasto verde. Ora, ragazzi, inserite l'email del vostro account PlayStation Network, quello che gli state inviando, inserite la vostra password del PlayStation Network e in più, ragazzi, inseriteli il totale dei vostri crediti attualmente, quindi controllateli bene. E inoltre, per ultima cosa, inserite la vostra domanda di sicurezza per quanto riguarda Ultimate Team. Se ve la siete dimenticata, tornate su Origin e recuperatela attraverso il solito procedimento. Quindi vi chiederà di inserire la vostra mail, la vostra password di Origin e eccetera eccetera. Una volta inseriti tutti i dati e effettuato il pagamento, il gioco è fatto. Vi basterà aspettare circa 24 ore, perché è un metodo un po' più lungo, però in circa 24 ore vi arriverà una email che vi riconsegnerà il vostro account. Mi raccomando, ragazzi, è importante che voi non loggate di nuovo con questo account. Mi raccomando, finché non vi arriva la mail di completamento di queste transazioni, non loggate di nuovo, ragazzi, perché sennò chi sta comprando i vostri giocatori praticamente viene buttato fuori. Ultima cosa, ma importantissima, una volta che vi sarà restituito l'account, tornate su Origin e mi raccomando, abilitate di nuovo la verifica d'accesso. Questa, ragazzi, è fondamentale, perché senza la verifica d'accesso c'è il pericolo che voi possiate essere hackerati, eccetera eccetera. Mi raccomando, tornate indietro come all'inizio e attivate la verifica. L'ultima modalità è quella del Player Auction, che probabilmente è il metodo più simile a come venivano acquistati prima i crediti, prima del price range. Tornate sul sito fifacoin.com e questa volta scegliete come metodo d'acquisto il Player Auction. Scegliete come al solito qual è il vostro account, qual è la vostra console, e adesso, ragazzi, non vi resterà che scegliere i giocatori da mettere in vendita.
Però state molto attenti perché questi giocatori devono avere almeno un prezzo di 40.000 come compra ora. Quindi quando andrete a scegliere i giocatori prendete in considerazione questa cosa, perché con giocatori con un compra ora minore di 40.000 ovviamente il sistema non ve li troverà. Facciamo un esempio, mettiamo in vendita un Marco Reus che ha comunque 47.000 di prezzo come compra ora, e mettiamo in vendita anche Mario Goetz Upgrade che ha comunque un 40.000. In questo caso ragazzi, al prezzo di 92 centesimi staremo comprando ben 96.000 crediti. Questo vuol dire che noi venderemo questi giocatori e ricaveremo 96.000 crediti. Ora ragazzi, però questo metodo richiede che voi abbiate già dei giocatori da 40.000 crediti prezzo compra ora in su. Per esempio adesso noi proviamo a vendere Ibarbo e vedete Ibarbo non ce lo trovo perché ha un prezzo troppo basso. Però considerate una cosa, in ogni caso, nonostante sì è vero state vendendo giocatori forti, però noi vendiamo adesso anche Ribéry. Comunque con 96.000 crediti possiamo comprarceli tranquillamente di nuovo Royce e Götze a un prezzo anche inferiore del compra ora. Quindi diciamo che non tutto il male per nuocere. Comunque mettiamo in vendita anche Ribéry e vi faccio vedere adesso come dovrete impostare la vostra vendita, perché comunque ormai EA ha tolto anche il nome dei giocatori. Quindi state molto attenti perché se non fate questi passaggi poi magari non vi comprano il giocatore. Quindi scelti i giocatori, fate order now. In questa schermata vi vengono mostrati i valori di prezzo iniziale e compra ora dei vostri giocatori, quelli che dovrete andare a inserire nel mercato, nella lista trasferimenti, in modo tale che il sito riesca a riconoscere che è il vostro giocatore e riesca a comprarli, appunto perché la EA ha tolto addirittura i nomi dei club in modo tale da non renderli riconoscibili. In ogni caso ragazzi, mi raccomando, scrivetevelo bene e adesso passiamo su FIFA. Quindi andate sul vostro FIFA Ultimate Team, selezionate il vostro giocatore e mettetelo al prezzo del compra ora indicato. Per esempio Ribéry aveva un prezzo iniziale di 169.000 e compra ora 219.000, quello indicato dal sito. Comunque in ogni caso ragazzi, selezionate la durata di 3 giorni. In ogni caso ricordatevi come regola generale che il compra ora deve essere sempre il prezzo massimo meno 1.000 e in ogni caso il prezzo iniziale ve lo segnala lui. Io adesso lo sto mettendo in vendita come un pollo. Stessa cosa facciamo con Mario Götze, 44.049 come era indicato. E stessa cosa faremo con Royce che aveva un 43.000 e 46.500 come compra ora. Mettete i giocatori in vendita e tornate sul sito. Inserite i giocatori nella lista trasferimenti, non vi resterà altro che fare il checkout. Quindi selezionate il metodo di pagamento, inserite un indirizzo email, il vostro indirizzo email, e procedete con il checkout. Tutto qui ragazzi, avrete ottenuto i vostri giocatori nel giro di pochi minuti, penso circa massimo mezz'ora, e avrete i vostri crediti con cui magari ricomprerete i vostri giocatori che avete messo in vendita o altri, fate voi. E quindi ragazzi, io direi che per questo video possa essere tutto. Vi ho spiegato quali sono i tre metodi per acquistare attualmente i crediti dopo il price range. Spero che questo video sia stato utile a qualcuno. Sono sempre metodi più economici rispetto ai FIFA points. Quindi ragazzi, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace soprattutto, perché ci ho lavorato molto su questo tutorial. Spero appunto che possa esservi stato d'aiuto. Quindi ragazzi, lasciate un bel pollicione in su. Arriveranno sicuramente nuovi spacchettamenti, nuovi video su FIFA. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti e Max Shosh, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Oddio, 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 l'ho trovato.